Vedere da questa parte le prime 9 buche, costruite appunto in un primo momento e aperte nel 2006, e dall'altra parte, lato Campulongo, le seconde 9 buche aperte un anno dopo, nel 2007, come si può anche vedere, sono più giovani, si vede dalle piante, dal terreno, che sono state aperte in un secondo momento. In ogni caso si compongono appunto il complessivo 18 buche, quindi un campo da golf a tutti gli effetti, regolare per tornei, per gare, per qualunque cosa. Da qua su, oltre al golf, abbiamo delle bellissime viste. Abbiamo il porto di Villa Semius, lo stagno salato, i noteri, spiaggia di Campulongo da una parte, spiaggia del Giunco dall'altra. Quindi rispiega, quante buche sono? Tanca Golf Club è un campo di 18 buche. Le prime 9 aperte nel 2006, le seconde 9 aperte nel 2007. Un par 70. Campo da golf regolare a tutti gli effetti per lo svolgimento anche di tornei di una certa importanza. Infatti durante la sessione estiva si giocano anche gare a livello regionale e anche aperte tutte, aperte a giocatori che vengono dal resto d'Italia ma anche dal resto d'Europa se vogliono partecipare. Gare aperte tutte. Ancora non sono state effettuate gare a livello professionistico. Saremo ospiti qua dal 1 luglio sino al 29 con 36 atleti della Special Olympics, ospitati in maniera gratuita dal Tanca Golf Club qua a Villa Semius. Lui è il direttore del Tanca Golf Club, che si chiama Richard Cao, e sarà la persona che comunque fornirà la sua esperienza anche come istruttore a questi ragazzi. Insieme, hai già deciso quale sarà l'altro istruttore? Sto cercando di organizzare, anzi ho organizzato una squadra di istruttori, perché visto che sarà una cosa che verrà 2 ore al giorno, 5 volte a settimana, ho bisogno di più persone, perché dovremmo organizzarci in modo tale per conciliare i tempi con tutte le altre nostre gli altri nostri impegni. Quindi se siamo 5 persone che più o meno ci alterneremo nelle 5 mattine di ogni settimana per dare un'occhiata ai vostri ragazzi. Secondo te cosa potranno ottenere, diciamo, i ragazzi da questa esperienza? A livello proprio di gioco non lo so, sono molto curioso anch'io. Sono sicuro che sarà una bellissima esperienza per loro, ma anche per noi a livello umano, a livello personale, perché credo questo sia l'obiettivo principale, anche perché comunque parliamo molto di persone meno fortunate di noi, che hanno il diritto di poter però provare anche lo sport del golf come gli altri sport che già, grazie al vostro sforzo, praticano. Però io stavo pensando che, vedendo lo scenario, il posto dove saremo, insomma, pensare che siano meno fortunati, tra virgolette, perché molti vorrebbero magari essere qua con i nostri ragazzi, insomma. Sono sicuro che anche per loro sarà alloggeranno in due ville qui a Villa Semius, quindi per una settimana, insomma. Sono sicuro che sarà anche per loro una bella esperienza da portare con sé, comunque utile. Sia lavorando sempre sull'autonomia personale. E penso che proprio il discorso che si faceva del golf con l'handicap, no? Dove una persona, come mi avevi spiegato bene l'altra volta, si misura con se stesso senza imbrogliare, ed è più o meno quello che i nostri ragazzi fanno ogni giorno, cioè si misurano con l'esterno, però cercando di non imbrogliare mai e di mettere la propria disabilità comunque sempre in discussione. Quindi sicuramente penso che proprio lo sport, anche con questa sua terminologia dell'handicap, possa veramente essere di supporto a quella che è la crescita personale del nostro attivo. Sono d'accordo. E poi il golf, chi non pratica il golf magari non lo sa, ma il golf può assicurare che, oltre ad essere uno sport, è anche un qualcosa che fa maturare molto tutte le persone a livello proprio mentale, perché concilia sia l'aspetto psicologico che l'aspetto fisico. È uno degli sport, secondo me, più complessi sotto questo punto di vista. Quindi nel caso di tutte le persone, quindi figuriamoci nel caso dei vostri ragazzi che hanno appunto per i quali appunto è fondamentale riuscire a sfruttare una possibilità come questa per la propria concentrazione, per la consapevolezza di determinati movimenti che noi cercheremo di insegnarli, loro dovranno cercare di apprenderlo. Certo.
quindi questa sarà sicuramente la prossima sfida dei nostri atleti Special Olympics. Quindi vi salutiamo qua dalla Tanca Golf Club di Villa Simius insieme al direttore Richard Cao, nell'attesa di potervi insomma vedere all'opera dal 1° luglio fino alla fine di luglio. Vi ricordo 4 team, 36 atleti, e niente, vediamo, tireremo le somme alla fine di luglio. Sarà un grande mese sicuramente.